io l'ho lasciata in vigore l'ordinanza, nel senso che comunque piove adesso e nessuno accenderà fuochi. L'ordinanza va a scadere con il suo tempo naturale, che è questa notte alle 24. Lisa Tomasella, sindaco di Codogné, ha deciso di non revocare l'ordinanza che autorizza fino a mezzanotte i panevin strettamente domestici. Non una prova di forza, semmai un modo per ribadire lo spirito del provvedimento, una semplice deroga al regolamento di polizia rurale che in un comune di campagna con vigneti e frutteti consente di bruciare le ramaglie. Vigono ancora tutte le prescrizioni del decreto Natale, quindi abbiamo pensato che era auspicabile che chi volesse fare il proprio panevin a casa propria, quindi solo per il proprio nucleo familiare, fosse autorizzabile, anche perché di fatto non rappresentano un pericolo. Quelli fatti in famiglia sono panevin molto piccoli, si fanno generalmente se ci sono bambini. Paradossalmente, oggi, in data odierna, se qualche famiglia avesse voluto fare un panevin di sterpaglie dietro casa sua entro le ore 18, avrebbe potuto farlo a prescindere dall'ordinanza. Abbiamo però deciso di fare questa ordinanza per chiarire meglio alla comunità che cosa si può fare e cosa non si può fare in questo periodo. Chi l'ordinanza l'ha ritirata è stata la sua collega di Oderzo, Mara Scardellato. Lo ha annunciato con un post sui social, preso atto, scrive, della contrarietà del prefetto Laganà e di alcuni colleghi sindaci. In questo momento la cosa più importante, aggiunge, è rimanere uniti. Tomasella non si sente fuori dal coro, anzi, nessuna presa di posizione politica, dice, solo una mano tesa ai propri cittadini. Non voleva essere un passare davanti a nessuno, non voleva essere una fuga in avanti, assolutamente. Io come sindaco, valutata la situazione, ho reputato importante chiarire alla mia comunità cosa può e non può fare.